Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Camion spargisale sono stati messi a disposizione dalle amministrazioni provinciali, comunali e ANAS per ridurre la formazione di ghiaccio sulla rete viaria molisana. Gli automobilisti sono invitati a muoversi sui mezzi pubblici o a piedi per evitare intasamenti sulle strade. Con qualche settimana di ritardo il temuto inverno è arrivato in regione, con esso il repentino calo delle temperature e le previste nevicate, soprattutto a quote di montagna. Per evitare nei centri maggiori delle due province pericolosi ingorghi stradali, gli automobilisti sono invitati a lasciare i propri mezzi in garage o nei parcheggi e a preferire spostamenti a piedi. A Campobasso e Isernia, soprattutto, i cittadini sono invitati da amministratori e vigili urbani a una gestione ottimizzata degli spostamenti per limitare i disagi nelle strade e favorire lo sgombero della neve. In parole povere, se proprio non si può fare a meno di andare a piedi, utilizzare i mezzi pubblici alle auto private. Intanto la SEA del neopresidente Stefano Sabatini ha preparato nelle ultime ore nella città capoluogo le contromisure da adottare per l'arrivo della perturbazione dal nord Europa. Attenzione particolare dei mezzi a disposizione della società, non solo al centro cittadino, ma anche nelle contrade dove si cercherà di evitare l'isolamento dei residenti. Sono in tutto 66 i mezzi della SEA a disposizione in questi giorni di particolare freddo, 42 trattori e 24 Bobcat. L'ondata di gelo con temperature notturne sotto lo zero dovrebbe terminare, secondo gli esperti, a metà settimana. Infine, molti comuni montani della regione si sono approvvigionati in tempo utile del sale necessario da distribuire su strade e marciapiedi, al fine di evitare al massimo la formazione di ghiaccio. Il rito del falò acceso in piazza Pescopennataro si è ripetuto nella festività di Sant'Antonio Abate. Freddo e neve non hanno fermato il momento di festa nell'intera comunità. Il falò di Sant'Antonio Abate ha riscaldato gli infreddoliti ospiti che sotto una forte bufera hanno raggiunto il piccolo centro montano di Pescopennataro, in paese, complice il fine settimana. Per la tradizionale festa nei giorni precedenti avevano fatto ritorno anche numerosi emigrati. Musiche, fuochi pirotecnici e un ricco menù hanno accompagnato le lunghe ore dei pescolani attorno al fuoco. Nonostante il maltempo in atto, amministrazione Pro Loco e Comitato Festa non hanno voluto perdere l'occasione di ritrovarsi tutti assieme in piazza per una ricorrenza che si perde nei tempi. Continuiamo con questa tradizione del fuoco. E nonostante tutto, diceva il vice sindaco, il cattivo tempo non fa niente, si va avanti lo stesso. Io voglio solo ricordare che ci sono stati tanti anni con queste bufere e comunque si è fatto lo stesso il fuoco. Mi diceva un vecchietto poco fa, nonostante tutto, portavano animali e farli benedire dal parroco vicino al fuoco tanti anni fa con bufere. Quindi non ci dobbiamo spaventare. Continuiamo, la banda c'è stata, si sono fatti gli spari, tutto a posto, si continua. Abituati, non è la prima volta, torno a ripetere, non ci spaventiamo di questa bufera. Abbiamo fatto le penne all'arrabbiata, abbiamo fatto codiche e fagioli, la cinciolosa diciamo noi che si tratta di pane bagnato all'uovo e poi fritto, le pallotte cace e uova, la pizza di Gran Turco con i cigoli e buon appetito a tutti. Per Pescopennataro, immersa sotto una coltre bianca di almeno 1 metro, la neve è in ogni caso una risorsa turistica e paesaggistica da poter sfruttare per accogliere sportivi da tutto il centro-sud, con la vicina Capracotta e una delle poche stazioni invernali per la pratica dello sci di fondo. Sì, difatti Pescopennataro è a vocazione turistica, qui stiamo a 1200 metri e si pratica molto lo sci di fondo, perciò da una parte per le strade è un disagio, per lo sport invernale è una cosa molto positiva.
Passata la perturbazione, il Molise resta in gran parte sotto una coltre di neve. Numerose le scuole rimaste chiuse oggi, pericolo ghiaccio sui marciapiedi e anche sulle strade di montagna. Valori climatici però in rialzo, ma da domani mattina, vediamo. Situazione sotto controllo oggi su gran parte del Molise. La perturbazione ha lasciato definitivamente la regione e le previsioni volgono al meglio su entrambe le province. Restano le temperature sotto zero della notte nelle zone montane, rimane il pericolo delle lastre di ghiaccio sui marciapiedi e sulle arterie di montagna. All'opera da questa mattina numerose squadre dei vigili del fuoco di Campobasso per un altro pericolo incombente nella città capoluogo, la formazione di ghiaccio dai cornicioni dei palazzi. I collegamenti pubblici dalla periferia ai capoluoghi di provincia sono ripresi regolarmente dopo i disagi patiti dai viaggiatori nella giornata di ieri. È il caso dei pendolari delle linee ATM di Montefalcone, Roccavivara, Trivento, Salcito e Pietracupa, solo per fare alcuni esempi, rimasti a piedi in vana attesa. Sempre oggi i vigili del fuoco di Isernia sono dovuti intervenire invece con un gatto delle nevi per la coltre bianca accumulatasi in prossimità di Staffoli in direzione Vasto Girardi e rifornire di alimenti il bestiame nelle aziende zootecniche isolate dal maltempo. Al lavoro i numerosi mezzi spazzaneve e spargisale lungo le arterie provinciali e comunali, strade pressoché libere all'interno come sulla riviera, ma resta in ogni caso sempre l'insidia ghiaccio nella notte per le temperature che dovrebbero scendere ulteriormente. Sono salpate invece con regolarità le motonavi per i collegamenti marittimi tra il porto di Termoli e le isole Tremiti. Il mare resta mosso, ma l'irruenza dei giorni scorsi si è ridotta a forza 3. Infine, anche nella giornata odierna, lezioni scolastiche sospese in buona parte del Molise, una chiusura precauzionale disposta dai sindaci per lo stato di emergenza. La protesta di un cittadino di Rocca Sicura in provincia di Isernia davanti al Consiglio regionale per le decurtazioni all'ospedale veneziale di Isernia, personale sanitario al Lumicino e reparti dimezzati, pazienti parcheggiati che attendono sistemazioni in reparto e qualche volta ci lasciano anche le penne. Vediamo. Protesta nei confronti della sanità molisana. Ma guardi, noi stiamo attraversando a Isernia un periodo, diciamo così, molto critico. La sanità non funziona e questo dispiace, non solo a me, ma è, diciamo, il popolo che parla. A Isernia c'era un ospedale che era 5 stelle, adesso si sta smembrando tutto. Cioè là vai per un controllo, una cosa, un'urgenza e trovi un medico solo, quindi quello che chiedo, come ho sempre fatto dal 2004, già che un campanello d'allarme perché i pazienti erano fuori dal reparto, allora logicamente la cosa sta andando sempre a peggiorare. C'è stata la morte di questa paziente che poi la magistratura cosa vogliono scaricare sui medici, quindi secondo me è da risalire a monte questo problema. Senta, i problemi sono all'apice della piramide, cioè vale a dire di chi comanda, però ricadono poi sugli operatori della sanità. Sì, sempre sugli operatori della sanità, ma questa è una questione che deve partire dal governo e la regione si deve impegnare, insomma, a ridarci quello che, diciamo così, rispettando il diritto alla salute, l'articolo 32 della Costituzione. Noi adesso ci troviamo in condizione che la gente, insomma, è allo sbando, è preoccupante. E se bisogna tagliare, si può tagliare in altri settori, per esempio sui dirigenti che non osservano i dipendenti, che marcano i cartellini abusivamente, che si dedicano ad altro. No, questo a mio avviso è una gravità, che dovrebbero essere licenziati, insomma, come al privato. Se al privato il dipendente non funziona e non non rende al datore di lavoro, ma ti deve licenziare, insomma. Non si può che uno timbra il cartellino e se ne va a casa a fare altre cose, non è giusto, è immorale. Stato di preallerta nella sede di via Sant'Antonio Abate della Protezione Civile. Dopo le scosse telluriche dell'ultima settimana sono in corso a Campobasso le verifiche negli istituti scolastici. Antonio Griguolo.
per quanto riguarda questo sciame sismico, c'è un po' di allarme tra la popolazione, specialmente per i ragazzi che devono tornare a scuola. Molte scuole, secondo lei, sono all'altezza? Allora, le scuole, se non fossero all'altezza, dovrebbero già essere chiuse, perché non è che interveniamo in questo momento semplicemente perché c'è questo timore, c'è questo evento. Le scuole devono essere sicure sempre. Sisma o non sisma, quindi la verifica puntuale delle strutture dei plessi scolastici adesso viene ripetuta per l'ennesima volta in quanto c'è stato questo evento tellurico, però sia le autorità locali, quindi i sindaci, le amministrazioni locali, i tecnici locali, sia organismi esterni qualora ne venga richiesto il sopralluogo possono e anzi devono dare la garanzia dell'utilizzo dei plessi scolastici, il tutto costantemente. Il ruolo della Protezione Civile? Il ruolo della Protezione Civile è un ruolo di coordinamento e di monitoraggio. Per quanto riguarda gli interventi diretti, la Protezione Civile interviene solo in caso di emergenza. Non siamo in emergenza fortunatamente in questo momento, ma in una preallerta costante e precipua. Praticamente noi stiamo monitorando tutto quello che sta accadendo, così come sono gli standard nazionali del Dipartimento. La Protezione Civile interviene per coordinare le forze presenti sul territorio, i volontari, i propri tecnici, i propri dipendenti e quello che serve per rispondere a disposizioni che vengono dal Dipartimento Nazionale. In questo momento c'è una fase di allerta, nonostante tutto tranquilla, nel senso che ogni movimento, qualsiasi evento viene assolutamente considerato. Però, tornando un attimo indietro, è in atto una procedura da parte di più soggetti per creare un tavolo che è specifico, che entra proprio nello specifico per divenire a considerazioni superiori che magari possono essere quelli dei geologi, possono essere quelli dei vari istituti che fanno questo per mestiere. L'Associazione Officine Cromatiche di Isernia conta oggi circa 60 soci fotoamatori. In questo mese sono partiti corsi di fotografia avanzata. Sentiamo il parere dell'associazione. Massimo Palmieri al microfono di Michele D'Alessio. Massimo Palmieri, presidente di Officine Cromatiche. Questa officina piano piano si sta allargando, sta crescendo. Sì, abbiamo avuto un bel riscontro, soprattutto negli ultimi 2 anni. Da tenere presente che questa associazione è nata nel 2011 ad opera di Edoardo De Vincenzi, che quasi per gioco creò un gruppo su Facebook, all'epoca si chiamava Giovani un po' meno fotografi di Isernia. Poi piano piano ci siamo resi conto che potevamo fare e dare qualcosa di più. Siamo partiti da zero e in questi 4 anni che abbiamo assemblato una piccola macchina e chissà, adesso nel 2016 la faremo piano piano partire in maniera definitiva. Oggi quanti siete? Attualmente siamo una sessantina di soci, sono di Isernia e della provincia di Isernia. Guardando queste foto c'è da dire che ci sono parecchi fuori classe. Sì, questi fotoamatori devo dire che hanno fatto un bel percorso, ci sono alcuni che addirittura hanno esposto anche fuori dalla regione Molise. Che il confronto è stata l'arma vincente, non c'è stata una competizione ma semplicemente un confronto tra fotoamatori. Per Massimo quando è iniziato questo amore? Ma chi mi conosce, soprattutto chi conosce mio padre, sa che forse io la prima cosa che ho visto quando sono nato è stata la macchina fotografica. Mio padre si è sempre interessato di fotografia. Io ci sono arrivato forse tardi, perché poi ci sono arrivato direttamente con il digitale. Io so che voi in qualche modo siete diventati quasi una famiglia tra tutti i soci di questa associazione, che vi vedete, vi stimate. Questo sì, questa è una grande cosa perché, come ho sempre detto, abbiamo abbattuto le barriere dell'età, perché ci sono ragazzi dai 18 anni ai 20 anni ai 50 anni, cioè tutte le fasce d'età. Ed è stato un bel confronto perché ci siamo potuti proprio relazionare con diverse generazioni. Ma oggi con le nuove tecnologie che ci sono è più importante la tecnologia o l'intuito del fotografo? Allora, io ultimamente sto dicendo questo, che la tecnologia ci ha aiutato tantissimo, c'è poco da dire, ma la composizione fotografica, quella è importantissima, l'occhio è quello che è, insomma.
La cronaca, un pugliese ed un molisano in manette per spaccio di sostanze stupefacenti, e entrambi sono stati arrestati a Campomarino dai carabinieri in due distinte operazioni e sono stati trasferiti nel carcere di Larino. Già da qualche giorno i carabinieri avevano notato una costante presenza di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti in un quartiere di Campomarino e così hanno deciso di intervenire perquisendo la casa di un 33enne spacciatore nella quale si intensificava il movimento. Un accurato controllo che ha consentito ai militari di rinvenire 35 dosi termosaldate ed alcuni involucri in cellofan contenenti complessivamente 70 grammi di cocaina e 35 di eroina, oltre a un bilancino elettronico di precisione. Lo stupefacente rinvenuto e sequestrato, immesso sul mercato, avrebbe fruttato la somma di circa 10.000 euro. Per questo ai polsi del giovane originario di San Severo è scattato l'arresto e il trasferimento nel penitenziario di Larino. Intanto continuano i controlli dei carabinieri impegnati in servizi di osservazione e pedinamento per reprimere ogni tipo di illecito. Nell'ambito di questi servizi, i militari dell'Arma di Campomarino hanno arrestato un altro giovane, ma del luogo, egualmente accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. A seguito di appostamenti, il ventenne, disoccupato senza precedenti, è stato perquisito e trovato in possesso di 5 bustine di marijuana, mentre nella sua abitazione sono stati trovati 50 involucri della stessa sostanza, una busta in plastica con ulteriori 172 grammi di droga, 3 di cocaina e un bilancino di precisione. Anche per il molisano si sono aperte le porte del carcere frentano. Le lezioni pomeridiane per gli alunni della scuola primaria di via Crispi a Campobasso e in via provvisoria i ragazzi saranno trasferiti all'istituto Colozza per almeno una settimana. Nessun danno è emerso a seguito dei controlli fatti negli istituti scolastici del capoluogo di regione all'indomani dello sciame sismico. Le rassicurazioni pervengono direttamente dal primo cittadino Antonio Battista. Oggi intanto a Campobasso lezioni ancora rimandate a causa del ghiaccio non rimosso dalle scale esterne antincendio e vie di fuga. Altre verifiche dovranno invece essere effettuate alla scuola elementare di via Crispi, in questo caso gli alunni in via provvisoria per almeno una settimana in orario pomeridiano dovranno spostarsi all'istituto Colozza. Se c'è uno studio non mi sento di far rientrare i bambini a scuola, abbiamo già comunicato alla dirigente della Colozza di trasferire per 7-10 giorni i ragazzi di via Crispi presso la Colozza in un turno pomeridiano. Questo anche perché c'è un'attenzione, una sensibilità acuita anche dal terremoto da parte di questi genitori e quindi ritengo di dover essere prudente soprattutto nei confronti di questi atteggiamenti che sono di sensibilità e di preoccupazione. Nel programma dell'amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio in futuro sono in progetto di costruzione 2 nuovi edifici scolastici nel quartiere CEP e in via Crispi. Abbiamo programmato da subito 2 scuole. Quella al quartiere CEP, dove contiamo intanto di uscire dalla casa dello studente, che è un edificio a norma, antisismico, ma tuttavia non adatto per i bambini, e poi ci sono altri edifici ancora del CEP, quindi una scuola sparsa sul territorio, quindi una scuola al CEP dove vorremmo fare scuola dell'infanzia e scuola primaria, unita a una palestra, e rapidamente, con la stessa urgenza e con la stessa rapidità, la scuola di via Crispi, perché lì ci sono da abbattere 2 edifici, da subito sono lì bloccati, immobilizzati da abbattere, 2 edifici e la palestra. Nel momento in cui dovremo abbattere 2 edifici e una palestra andremo a verificare ultimativamente anche la condizione del terzo edificio per fare quindi un unico edificio scolastico. La storia di avere più casette come scuole riteniamo che sia una cultura oramai sorpassata. Nuove norme in arrivo sugli appalti faranno bene anche all'edilizia del Molise, ma occorre l'impegno della Regione. È un disegno strategico per l'effettiva ripresa del comparto. Monica Surace.
Da Palazzo Madama il via libera al provvedimento che darà la possibilità al governo di procedere al recepimento delle direttive UE sugli appalti e concessioni, riordinata inoltre la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Novità in arrivo anche per i soggetti partecipanti alle gare, in particolare sul fronte economico, con la riduzione degli oneri documentali ed economici. Sarà possibile utilizzare il documento di gara unico europeo e saranno semplificate le procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti. La riforma del codice degli appalti è stata ben accolta dalla Fenalwil Molise, che, come spiegato dal suo segretario Roberto D'Aloia, da tempo chiedeva misure in esso presenti e che di fatto andranno a semplificare le procedure nel segno della legalità e della qualità. Certo, ha aggiunto il segretario, per l'edilizia molisana serve un disegno strategico. Occorre l'impegno della Regione per far fronte agli oneri economici assunti e sempre rinviati a favore delle imprese impegnate nei cantieri post-terremoto. Intanto la messa in sicurezza di edifici pubblici e scolastici è diventata una vera e propria emergenza, come dimostrato negli ultimi giorni. Si devono mettere in campo incentivi veri e privati che favoriscano ristrutturazione e miglioramento delle abitazioni e la manutenzione dei centri storici. Va realizzato un piano straordinario per la messa in sicurezza di un territorio fragile e a rischio idrogeologico permanente. Deve essere rimodernata tutta la viabilità con investimenti veri. Ora che la Regione è impegnata nella sottoscrizione con il Governo del Patto per il Sud, con cui si ripropone di riallocare e razionalizzare l'utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali, ora che si vanno definendo gli interventi per l'area di crisi, in Molise ci si deve ricordare dell'edilizia e di tutti i settori collegati. Dove l'edilizia gira, ha concluso D'Aloia, l'intera economia del territorio riparte. 12 sentieri immersi tra storia, natura e acqua nel territorio di Capracotta, della lunghezza complessiva di oltre 80 km. Per gli amanti della montagna, il Comune ha creato uno specifico sito web, Capracotta Trekking, ricco di immagini e informazioni. Un servizio innovativo per accogliere turisti nell'Alto Molise. Il primo cittadino, Antonio Monaco. Questa iniziativa arricchisce non solo Capracotta, l'Altissimo Molise, ma io direi l'intera regione. Un lavoro che è durato diversi mesi, circa 8-9 mesi, che ci ha portato a un risultato di cui siamo molto molto gratificati. Abbiamo fatto questa mappatura dei nostri sentieri con strumenti moderni, con i GPS, li abbiamo mappati, riportati su mappe e poi è venuto fuori un sito che io definisco veramente di grande pregio, che può competere sicuramente con i siti internet di questo settore, dalla montagna, dalla sentieristica, con i siti delle Alpi, delle quinte località molto più rinomate di quella nostra. Speriamo e siamo convinti di dare un servizio in più agli appassionati della montagna, che già ci stanno dando molti suggerimenti. Voglio anche dire che su una pagina Facebook che abbiamo gestito e che stiamo gestendo per questi sentieri abbiamo avuto in meno di un mese circa 10.000 contatti con tantissimi suggerimenti, veramente alcuni ben mirati, che stanno migliorando ancora di più questo lavoro che, come dicevo, arricchisce la regione Molise, non soltanto Capracotta e il nostro territorio. Sindaco, a proposito di montagna, dopo le ultime nevicate, come sono le condizioni delle vostre piste? Le nostre piste, dopo la nevicata di novembre, siamo andati veramente bene con tantissima neve. L'ultima nevicata è stata accompagnata da venti fortissimi, fino a 100 km orari, che hanno spazzato via la neve. La neve poi in realtà non è caduta molta e abbiamo tutto innevato, a Prato Gentile che è tutto tracciato, quindi tutte le piste. Monte Capraro purtroppo no, perché la parte bassa è innevata, ma la parte alta, come dicevo, a causa dei forti venti non c'è assolutamente neve, praticamente è scoperta la natura. Con il concordato preventivo arriva per l'azienda agroalimentare GAM di Boiano la messa in sicurezza della filiera industriale. Seguiamo il servizio. Un risultato atteso e importante per il rilancio della GAM di Boiano. I giudici del Tribunale di Campobasso hanno omologato la proposta di concordato preventivo per l'azienda avicola matesina. La proposta di concordato preventivo ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei creditori. Il Tribunale di Viale Elena, pur a fronte di tutte le difficoltà, ha inteso valorizzare la positiva convergenza di intenti emersa tra il socio pubblico, la società GAM e gli altri soggetti titolari dei diversi rami che costituiscono la filiera.
Il decreto di omologazione consentirà di avviare le procedure previste di liquidazione e fitto di rami d'azienda. La liquidazione dei beni avverrà nel più breve tempo possibile, fanno sapere dai piani alti di Palazzo Vitale, sede del governo regionale di centrosinistra. Ci impegneremo tutti in questo senso, conclude il governatore Frattura, così da avvalerci anche per il rilancio della filiera avicola di tutti gli strumenti a disposizione con il riconoscimento dell'area di crisi complessa. All'onorevole Nunzia De Girolamo cerca di rilanciare Forza Italia nell'intero territorio regionale. Tra i suoi compiti di commissario straordinario centrale è la possibilità di ricostruire il rapporto con l'ex governatore Iorio e l'eurodeputato Patriciello. Per fare classe dirigente bisogna stare insieme. Io non sono una loro rivale, non sono una loro avversaria e non sono nemmeno un competitor. Sono una persona che viene qui per dare un contributo al partito in maniera equa e distante, non avendo un interesse elettorale diretto. Sono convinta che entrambi abbiano l'intelligenza politica per capire che io sono una risorsa e non un ostacolo a questo. Io ho già parlato con Patriciello, il quale mi garantisce di essere assolutamente in Forza Italia, di non avere che le liste civiche non lo rappresentano. Mi sembra che lui come altri rincorrano le liste civiche. Io penso che noi abbiamo il dovere della chiarezza nei confronti dei nostri elettori. L'ambiguità non ha mai aiutato la politica e in un'era nella quale vince l'antipolitica, l'ambiguità non farà altro che avvantaggiare altri modello 5 Stelle. Per cui sono certa che tanto Iorio quanto Patriciello faranno chiarezza rispetto alle civiche e torneranno ad occuparsi in Forza Italia, che è casa loro. Lei pensa che le persone credono a questa spiegazione che lei ha dato? Credo di sì, ma soprattutto non sta a me convincerle, sta a Iorio e Patriciello, che sono del Molise, convincere le persone che Forza Italia e Silvio Berlusconi sono allora ancora casa loro e che Berlusconi è il loro leader, e poiché il Molise è la terra nella quale vivono, nella quale hanno avuto dei figli, nella quale esercitano la loro professione, sta a loro continuare a coccolare la loro gente. Io posso solo aiutarli con la mia grande determinazione e con l'amore che ho verso questo partito. Loro potranno convincerli solo parlando o facendo delle azioni diverse? Guardi, bisogna comunicare, è una delle regole della politica, dialogare. È evidente che per troppo tempo in questo partito la classe dirigente non ha parlato, forse separata da motivi, diciamo, personali che vanno superati in politica, perché la politica è servizio per la collettività, non per se stessi. Quindi sono convinta che loro troveranno una sintesi e che si darà la possibilità anche a tanta altra gente che non sono né Iorio né Patriciello di avere voce in capitolo. Il centro di servizio per il volontariato del Molise chiama le associazioni che operano sul territorio ad un incontro per ragionare insieme, soprattutto sulle prospettive operative del settore. A conclusione del seminario formativo del sistema dei centri di servizio per il volontariato del Molise, rivolto alle tante associazioni ed organizzazioni che operano nell'intero territorio regionale, è stato organizzato a Campobasso, nella sede della Confcommercio, un incontro specifico per discutere delle varie criticità del settore e delle possibilità di crescita operative per il futuro, anche nel segno delle sollecitazioni culturali e sociali fortemente e da tutti condivise. Staremmo messi bene se le associazioni potessero lavorare a pieno ritmo, come molto spesso è accaduto. In particolare nel sociale c'è una forte rete di associazioni, ecco, che non lavorano in rete, devono imparare a farlo, però una presenza massiccia c'è. Il culturale è un pochino meno servito e sarà compito del centro di servizio promuoverne sicuramente la crescita. Poi c'è anche l'ambito del civile, in cui purtroppo si tende a confondere protezione civile col civile vero e proprio, e questo è un errore, perché civile significa anche movimenti ambientalisti, significa attenzione ai diritti civili, tante cose su cui bisognerà lavorare. Le associazioni rispondono nel senso di considerare questo insieme, che è veramente fondamentale? Devo dire che questo è uno dei punti dolenti della situazione, lo stare insieme per una sorta di individualismo tipico forse
dell'intera regione, forse non so dovuto a che cosa, si tende fortemente a coltivare il proprio orticello e a fare fatica a mettersi insieme. Le dico una cosa importante a cui tengo molto: lanceremo a brevissimo l'avvio di un progetto di rete fra associazioni che si occupano di lotta allo spreco. Conto personalmente moltissimo sull'attuazione di questo progetto, perché mettendosi insieme su un obiettivo concreto, quale può essere quello di dare risposta ai bisogni di chi oggi muore di fame, ecco, combattendo un costume che è derivato dal consumismo, un mal costume, dovrebbe essere un modo perché le associazioni si conoscano, imparino a lavorare insieme, e questo dovrebbe dare dei grossi risultati. Grazie per essere stati con noi. A voi un buon fine settimana.